di terrore. Cosa sono questi errori? Va bene, vai. Va bene, ci riaggiorniamo più tardi allora. Ok, grazie per la partita. Ci vediamo più tardi. Ciao, ciao. Ciao. No. Questo video che è partito così? Ma ciao! Ok, prima partita, perfetto. Abbiamo aggiornato anche informazioni di streaming. Perfetto, eccomi che sono tornata. Ci siamo. Oh, avvio il gioco. Continua. Un'orettina di codesto gioco. Valentino il caricamento. Ok, siamo di nuovo qua per la nostra gioia, quindi adesso dobbiamo tornare di qui. Pulisci la pompa, me lo tengo per sicurezza. Ma si può che c'è veramente avere un piccione rosso, non è questo, no? No. Ah, non l'avevo già aperta. Già. Oppa. Continuano a rompere i maroni. Ok, la porta si è chiusa, quindi siamo a posto. Cartucce per il fucile, questo mi rende molto felice. Ok. Visto che già andrà malissimo. Molto brutto. Niente interessante. Ciao Steve.
Sei tornato? Niente qua sul tavolo. Oh, che c'è la polvere da sparo, che non ci dispiace. Vediamo quante volte mi arriva sto pezzo. Porca miseria, ma... Ora, facciamo questo interessante. Guardalo lì, cos'è cattivo. Ma te sei fuori. Sai già come va a finire. Sì, non so già come va a finire. Hai ragione. Oh, te la tiro a terra? Perfetto. Fai vedere cos'è sta roba. Non è questa. Non è questa. Si è già ripreso, ma non è possibile, sì, ma... Ok, ah, non posso fare. Ma te sei fuori, ma ti devo ricaricare. Aspetta che adesso ti leggo, Steve, sto cercando di non morire. Ma te sei fuori. No, no, no. E vabbè, ma non è possibile. Se vedi che ogni tanto scrivo un nome in chat perché me li devo solo ricordare. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, Steve. È quasi da malati Resident Evil, sì, in effetti. A me piace, sono cresciuta con questi giochi allegri. Niente, niente, qua. Avevo trovato qualcosa, qua non mi ricordo già più. No, niente, ho preso tutto. Sì, qui è tantissimo, soprattutto questo pezzo, se riesco a superare questo pezzo. Niente, c'è proprio una cosa micidiale. Vabbè, ho capito, però c'è fucile a pompa, però non è che c'è fucile. Devi caricarlo il tuo fucile, fammi favore. Dai un puntino forte. Madonna, ma il... Ora, io capisco che non l'ho preso. Sta un attimo a terra, per favore, grazie. Soluzione, niente, devo poi. Niente da fare, vediamo un po' questa. Vabbè, niente, prendo dopo. Qua mi dice che non. Vabbè, niente, volevo prendere questo, grazie. Ce la faccio, prendiamo la motosega? E ne vado via un attimo. Non so se riesco. Sti cavoli. Ogni quanto si ferma quando fa così. Non troppo. Non credo neanche. No, ma che c'è? Non ce l'ho qua, perfetto. Cioè, devo anche prendermi la soluzione così, cioè, follia. Ah. Sì, però ragazzi, fate prendere questo, grazie. Giochi allegri, giochi allegri. Giuro che poi giocherò un gioco allegro. E però se ti colpisco io. Cioè, lui mi fa un male pazzesco.
Non è possibile. Prometto che poi ti gioco un gioco allegro, va bene? Non è che Red Dead Redemption è allegro, però. Oh! Cavoli. Ma no, ma fai malissimo, fai, cioè non è proponibile sta cosa qua. Ma dove c'è? Mi metto dietro. Facciamo il giro giro tondo. Riesco a tirarlo giù almeno. No, comunque non posso farlo con questo, non c'è niente da fare, no. Cioè mi fa male sempre comunque. Dov'è? Ma non capisco, non penso di fare la cosa normale, non capisco cosa devo fare qua. A parte che sto morendo palesemente. Meglio che niente. Sì, però cioè mi prende sempre. Niente, non riesco a capire la cosa. Non riesco, mi sono fatta malissimo. Ora sì, nella fuori difesa. Sì, guarda, non riesco a capire. Cioè, lui mi fa fuori con... Non riesco a capire cosa devo fare. Veramente, Steve, non riesco a capire. Cioè, penso di dover rompere la cosa con la motosega. Penso. Cioè, continuare a morire così, però... Cioè, lui praticamente mi prende una volta e mi... Oh, il ragazzo ha trovato un gioco. Sai. Sì, sì. Mamma mia. Cioè, vorrei finire questo pezzo di gas. Va. Sì, questo sì. Poi c'è il 6 che si può giocare in due, c'è il 5 che si può giocare in due. Anche i Red Edition si possono giocare in due, anche se è molto blando come cooperativa. Mi fai vedere cosa devo... Ah, davvero? Sì, vai là, vai là. Vedi cosa devo fare? Devo fare così? Forse devo rompere i cardini? Cosa devo fare? Grazie. Molto figo, te lo dico io. Io corro. Aspetta. Aspetta, la vado così. Devo andare. Sto aspettando troppo. Che devo fare? Fai vedere dov'è? Mi segue! Gioia infinita! Oh! Beh, è passato. Vabbè, ma non puoi continuare a prendermi se. Cos'è sta roba qua? Oh.
Mi sono incazzato nero, te lo dico io. Beh, per il momento provo così, perché non ho capito se... Ma ti fa qualcosa? Ma... E mi prende lo stesso. Non so, lo devo atterrare più volte. Mi faccio... Niente. Ma preso di là. Ma te sei fuori. Non faccio niente. Puoi notare la velocità di questo uomo. Lì dovessi avere una motosega attaccata al sedere, non mi direi che fuori ferma così a prenderla, cioè divento flash morta. Ma poi non prende subito i tasti, cioè è possibile, corri per amor del cielo, ragazzo. Ora non so quanto possiamo correre conciati così, ma ci proviamo almeno. Cioè riuscirà Sinner a salvarsi da questa situazione? A quanto pare no, perché non riesco a capire come fare. Forse devo... Cioè, non ho capito. Se ti dice che è difficile aprirla così, dovrò pure romperla con qualcosa, quella magnifica porta. Poi io dico, ma questo qua... Oh. Aiuto, Steve! Cioè, non possiamo andare, cioè... Sta diventando quasi... patetico. No, non riuscirò. Ora, dammi 2 secondi di tempo, dato che adesso ti alzi subito. Io prendo prima questo. Notare che velocità stile. Quindi dopo troppo per forza, non ho tempo. Non l'ho presa. Grazie. Mi allontano subito. Attacca. Che cosa dobbiamo fare tipo i spadaccini con la motosega? Ma adesso. Poi scusa, dovrò parlare. Parlare così? Parlare così? Ah, ok. Ragazzi, forse ho capito qualcosa. Non dico troppo. Proviamo subito. Fa male, ma almeno non mi uccide. Interessante. A terra, a terra, a terra. Ora, vediamo se è così che devo fare. Ah, sì. Sono di un divertimento inaudito. Via. Guarda un po'. Ok. Cioè, io capisco la gioia di questo uomo. Ci nascondiamo dietro il cadavere. Un gioco che ti insegna la gioia. Oh, vabbè. Almeno. Non penso che ci faccia qualcosa però. Le ho prese davvero. Sono in affondo. Ah, forse ho capito. Non devo rompere parole. Devo colpire il ciccio. Facciamo come si fa con le... Così, però a fondo. Ah, ok.
Forse ho capito, devo farlo fuori in sostanza. È quello che devo fare. Ah, mi stiamo a fuggire. Sti cazzi. Carica, no, no, no. Mi sembra più lento adesso. Ah, qua ho fatto male. Però lo vedo abbastanza provato, eh. Anch'io sono abbastanza provato, almeno. Dovrei prendere energia. Oh. Ok, ce la posso fare. Perfetto. Lo faccio incastrare lì. Non lo posso fare incastrare lì. Si apre. Ok, vediamo se... No, non l'ho fatto ancora, però penso che forse ho capito che adesso devo andare a fare così. Ma tipo, per quanto devo andare avanti in questa... Però sto parando, ragazzi. Sto parando. Allora... E qua ne sono due. Ma cioè, ma siamo seri? Ma si fa questo qui? No! No! Speravo averlo... speravi sì. Anzi no, ce l'ho fatta, ma ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ma non ce l'ho fatta, non capisco. Quante volte lo devo tirare io questo nonnino simpatico qui? No, ce la dobbiamo fare prima della cena, ce la devo fare. Ma si aprono le porte anche da sole. Ce la devo fare, è impossibile. È impossibile. Lo devo far caricare lui e rompere. Sai che mi sta venendo il dubbio anche così? E poi scusa, mi prende subito. Ma basta. Guarda, non lo so come va a finire, ma... Tanto carico il coso. Mi prendo tutto questo, sperando di riuscire a fare. Ci apri di qui. Mi scusi. Me ne vado subito. Ora non ho capito. E cominciamo male. Madonna mia, che prova, che fatica. Per me è lento lui, cioè dovrebbe correre, non dovrebbe star lì a aspettare la venuta del messia, però. Aspetta. Vediamo se la faccio. Sì, sì, ho appena detto che mi piacevi, eh. Mi fa perdere la pazienza. Non mi riesci neanche a fare l'improvvisato. Non sono proprio un serial killer. Sta buono. Sta buono. Sta buono. Ma poi io cos'è? Ti colpisco? E non ti faccio niente e tu mi uccidi, cioè. Va bene, Steve. Ci vediamo più tardi. Va bene, Steve. Buona cena.
La prossima volta facciamo un gioco più allegro, promesso. Morto? Aspetta ancora. Aspetta, va. Fammi un favore e resta morto. Concordo. Ah, doveva far da solo. Che ce l'abbiamo fatta. Non potevo farcela perché così, almeno ho capito adesso là. Cavolo, cioè praticamente con zero energia mi domando di come faccio. Devo far veloce. Beh, è pericoloso. Via, via, via. Mamma mia. Cosa c'era? Qui non mi ricordo più la strada. Direi. E sei fuori, aspetta un attimo, qua cantano tutti. Ok. Ok. Quanto si è messi bene qua, energia non ci sta. Mi ci mancava la nonna seduta qua, ma che cos'è sta roba?
uscire? Ti sono uscita, mi va bene. Ok. Se magari con gentilezza. C'è niente. C'è una foto, è troppo tardi per loro. It's too late for them. Allora. Ah, con le monetine che ho lasciato di lì. Ho capito, ma io avrei bisogno un pochino di energia. Quarantaquattro magnum, non mi dispiace mica. Allora. Ok. No, mi piace guardare le gisene altrui, ma... Perché quattro monete cosa posso fare? Tipo qui adesso salvo, ma qui cosa c'è? Ok, niente. Tre e mi danno gli steroidi. Cinque e mi danno lo stabilizzatore canna, che non è male. 9, quindi aspettiamo un attimo. Quindi per il momento non mi... Perfetto, cosa c'è? Una pistola rotta. Sicuramente servirà qualcosa, ma che cosa? Allora, di qui siamo a posto, c'è il salvataggio, c'è questo. Di qua c'è qualcosa, di qua c'è una strada che ti porta di là. Facciamo così. Vista la ruota, la lascio giù. Sicuramente servirà dopo, io dirò, cazzo, servirà dopo. Ok. Suona il telefono e rispondiamo al telefono. Sei fatta. Sei il primo a essere arrivato così lontano. Allora cosa vuoi che faccia? Mi potrebbe far uscire da qui? Sì, Ethan, stammi a sentire. Io e la mia famiglia siamo tutti contaminati. Non posso andarmene via se prima non me ne libero. E vale anche per mia. C'è un modo per farlo. Ci serve il siero. Dovrebbe espellere questa cosa dal corpo. Sempre che non sia già troppo tardi. Bene, quindi dov'è? Se sapessi dov'è l'avrei già preso da molto tempo. Ma credo che mia madre ne abbia nascosto un po' da qualche parte nella vecchia casa. Beh, ma se lo troviamo, salverò mia e ce ne andremo, no? Sì, così me ne andrò. La vecchia casa è alla palude, non puoi sbagliare. Ok. Fa solo attenzione a mia madre. Tua madre? Sta attento, ti stanno cercando.
Vedi questo, cos'è? Cioè, sono messa veramente male. E qua dove vado? Mi manca questa roba. Da morire proprio per una... Ok, due schifosate qua così, perfetto. Sì. Dove siamo? Ma sti cavoli, sì, ok, sono morto, insomma. Direi che non è un bel posto, sicuramente. Sono morta. Morta, uccisa da... Non ci credo. Ma non trovo una cavolo di energia. Mi sono troppo con il papà. Mi sa da qua mi fai partire. Prendo il fucile, però. Andiamo un attimo di là. C'è una porta, magari c'è qualcosa di interessante. Ecco, punto. Siamo andati proprio qua. C'è veramente poca. Davvero? Interessante.
Ah, sono troppe. Mi sa che non funziona. Prova a correre. Ok, la prossima volta non ci fermiamo di qui perché immagino che adesso. Ma non faccio il combustibile solido! Ma pure i ragni che mi saltano addosso non è proponibile. Ecco, anche sono messa benissimo, ragazzi. Ma non è che spruzzi tu? Bene. Oh, fluido chimico forte, cosa mi fa? No. Ciao, che non sono messa proprio bene. Sì, cazzo, sì. Questo ha ragione. Non posso usarlo così. Sì, però, cioè, non mi potete, no. La cosa, qualcosa da usare, insomma. Ah, per il lanciagranate che non ho ancora. Ok, cominciamo a ispezionare perché vorrà dire che poi dopo... Grazie. Ma veramente, cioè per avere una... Ma sta malissimo, eh. Meno male. Aspetta. Non ce la faccio a... Mamma mia. Ok, quindi cosa faccio? Sicuramente troverò qualcos'altro. Eccolo qua. Oh. Ok. Sì.
Forse c'è ancora un po' di spazio, quindi siamo entrati un po' all'inventario. Perfetto. Beh, salviamo questa cosa perché... Ok. Non penso che serva più per il momento questa qua pure. Già un pochino, vero, non sono proprio messa benissimo, ma almeno un pochino ce l'ho. Tipo, non c'è qualcosa con cui posso combinarlo? Adesso lo guardo attorno. Torno indietro. Non penso, però non si sa mai, vediamo. Non penso, ma è meglio provare. Niente. C'è qualcos'altro. Abbassati. Abbassati. Ma che... Quando mi fai così però girare le balle. Ah! Casino per tornare di qua. Non capisco allora, se abbiamo già guardato tutto, devo andare di là. Aspetta, fammi capire. Io ho allungato la strada per un cacchio, ma forte. Le balle. Ma perché sei tornata di qua? Ma... Di qua magari. Ma per favore. Non c'è. Senza nervoso in questo momento. Oh, perfetto. Niente. Ora penso che questo... combina con questo. Sì, sì, tutto ciò è molto interessante, non vedrò di bruciarvi a tutti. Ok.
Vediamo se funziona. Non è morto ancora? Direi. Ok, dobbiamo insistere un po' di più, quindi mea culpa. Qua ci andrà poi un perfetto che non abbiamo. Non fa vedere niente, vorrei vedere un attimino. Sono pieno di punture. Fatto fuori troppa roba, vabbè. Se ne idra che voglio tornarti lì, sicuramente. Che rottura di balle. Cos'è? Via un attimo. Scusate, non vorrei rischiare la vita proprio adesso. Tac. Manca solo. Beh, ok, dopo queste cavolate che ho fatto. Ma quindi scusa, qui ci ho dato un po' di fuoco. Fammi capire adesso. Ah! Ma che spavento! Ethan! Ehi, dacci un taglio, Mia! Voglio delle risposte! Lo so, è vero. Vorrei dirti tutto quanto, ma... ma io ricordo solo qualche frammento, il resto è sparito! Papà, giusto! Ti spiace se prendo la mamma in prestito per un po'? Su, fa qualcosa! Non stare lì impalato! Ethan, aiuto! Merda! Vado a salvataggio adesso. Così poi partiamo da lì. Però cazzo c'era anche quello lì. Tanto devo passare lì, quindi. Sì, vabbè, ho capito.
Ok. Non è di qua a salvataggio? Non è di qua a salvataggio, è da parte opposta. Che palle! No, facciamo così, allora, a parte che stanno facendo male fisico pazzesco, facciamo che visto l'orario io andrei a salvare, continuerei poi. La prossima volta. Così. Così almeno partiamo da qua la prossima volta e ci siamo. Questa ora di terrore l'abbiamo fatta. Alla prossima, grazie per la compagnia e buona cena!